Ciao a tutti, sono Giovanni, benvenuti. Ed in questo video voglio parlare di un aspetto di una pratica che è praticamente fondamentale per chiunque voglia approfondire ed apprendere l'improvvisazione non solo di stampo jazzistico, vale a dire la trascrizione degli assoli di grandi musicisti, dei musicisti che più ci piacciono. Questo ci permette di affinare vari aspetti dell'essere musicista e dell'apprendere la musica, in primis affina il nostro orecchio, cioè la nostra capacità di percepire ciò che avviene nella musica in maniera veloce, quasi all'istante. In secondo luogo, ci permette di affinare il nostro linguaggio, ci permette di aumentare il nostro vocabolario per il semplice fatto che possiamo rubare, fra virgolette, le frasi che i grandi maestri hanno suonato e inciso nei loro dischi. Ci permette di ragionare in una maniera più complessa sulla totalità degli assoli, in quanto imparando gli assoli dei maestri, noi siamo in grado di apprendere non solo le singole frasi, ma in generale la costruzione dell'assolo nella sua interezza. Quindi riusciamo un po' a catturare qualcosa del pensiero musicale di questi grandi musicisti e di farla nostra. Poi ci permette di allenare la nostra memoria, la nostra capacità di memorizzare al volo frasi e in generale elementi musicali. Questo perché, come ho spiegato in un precedente video sulla trascrizione, di solito la cosa migliore è proprio imparare a memoria questo solo, quindi non tanto metterlo su carta e poi suonarlo con lo spartito davanti, ma possibilmente impararlo a memoria direttamente dal disco e poi eventualmente in un secondo momento metterlo su carta. Questo ci permette di migliorare la nostra memoria e la nostra capacità di immagazzinare velocemente elementi musicali, cosa che è estremamente utile non solo per la trascrizione in sé per sé, ma soprattutto perché da un punto di vista pratico ci permette di captare al volo quello che succede, ci permette per esempio di imparare a memoria un arrangiamento fatto sul momento alla prova senza bisogno che qualcuno lo metta su carta, poi magari in un secondo momento si mette su carta, però magari alla prova uno dice questa parte si potrebbe fare in quest'altra maniera, e dice proviamo e poi vediamo che funziona e a quel punto ce la possiamo ricordare anche senza bisogno di scriverla. Può succedere magari di fare una prova nella quale il musicista che ha composto un brano, che vuole proporre un brano, non ha avuto il tempo di portare le parti o cose del genere, magari dice vabbè, qui la melodia è abbastanza semplice, fa così, e uno la impara sul momento a orecchio e è bene ricordarsela, anche perché può succedere anche in realtà poco prima di un concerto. Ci sono un sacco di aneddoti anche di grandi musicisti che non portavano le partiture ai loro musicisti e questi se le dovevano imparare al momento le note che dovevano suonare. Per esempio Mingus, Monk, facevano così spesso ed erano spesso brani di una grande complessità, di una grande ricchezza nella tessitura dell'arrangiamento, eccetera, eccetera. Quindi non era semplicissimo impararle al volo e spesso i musicisti, infatti, con loro erano in grossa difficoltà e dovevano spingersi al massimo delle loro possibilità. Esercitarci con questa pratica sui dischi a casa, ci aiuterà tantissimo e ci avvantaggerà quando dovremo farla sul serio, con dei musicisti reali. E infine ci permette di affinare le nostre capacità tecniche, perché chiaramente dobbiamo essere in grado di riprodurre l'assolo che vogliamo trascrivere e questo spesso ci porta davanti ai nostri limiti tecnici e alla necessità di superarli, ovviamente studiando lentamente, eccetera, eccetera, senza sforzi inutili, però questi limiti li dobbiamo solo montare e questo ci fa progredire. Chi mi conosce sa che io sono un grande amante della trascrizione. Io trascrivo un sacco di assoli e diciamo di tutte le cose che studio con il mio strumento, la cosa che più mi piace, che più mi stimola è proprio la trascrizione degli assoli. Dico trascrizione, come ho spiegato nel precedente video, intesa come apprendimento a memoria dei dischi, poi in realtà ammetto che quasi mai li metto per iscritto, però li imparo a memoria sul disco e li riproduco. Mi piace tantissimo questa pratica, la trovo estremamente utile, stimolante e mi permette anche di trovare continua ispirazione
e tutta una serie di benefici che è impossibile elencare perché la trovo veramente fondamentale. E se seguite la mia pagina Facebook sapete anche che da alcuni anni, per tenere una sorta di archivio, li pubblico tutti nella mia pagina, la pagina Giovanni Benvenuti Music, quindi se volete anche andarli a sentire per curiosità, io mano a mano che trascrivo i soli li pubblico. Ultimamente notavo che sto trascrivendo tantissimi assoli che non sono di sassofonisti. Io suono ovviamente il sax tenore e il sax soprano e un po' il clarinetto, ma principalmente ultimamente sto trascrivendo soli di trombettisti, chitarristi, a volte pianisti, mi è capitato trombonisti, eccetera eccetera. Praticamente qualsiasi strumento che non sia un sassofono. E allora mi sono posto delle domande sulle ragioni che mi spingono a fare questo e fondamentalmente ho riscontrato più motivazioni che penso possano essere interessanti anche per voi. Innanzitutto c'è un aspetto, cioè che in tutta la storia del jazz, e se poi allarghiamo la storia della musica non ne parliamo, limitarsi solamente alla musica prodotta dal nostro strumento è veramente una grossa limitazione, perché chiaramente gli strumenti sono tanti e di musica straordinaria scritta o improvvisata con altri strumenti ce n'è un'infinità. Quindi per allargare, diciamo, il nostro raggio d'azione musicale è bene anche esplorare altri strumenti, o meglio la musica prodotta in altri strumenti, perché si possono trovare nuove ispirazioni e anche semplicemente approfondire la storia di uno stile eccetera eccetera, cosa che può essere estremamente interessante. Però dire questo ovviamente sarebbe banale e scontato, quindi secondo me ci sono almeno un altro paio di motivazioni per le quali è utile trascrivere assoli prodotti originariamente su altri strumenti. La prima motivazione è che suonare uno strumento, e in particolare il modo in cui è costruito meccanicamente uno strumento, tenderà a portare un musicista a ragionare in un certo modo. Cioè la costruzione dello strumento, il modo in cui lo strumento è costruito, quindi la tecnica di uno strumento, influenza il pensiero del musicista. Perché? Perché ci sono certi passaggi che sono più comodi di altri. Chiunque suoni il sassofono, ma qualsiasi altro strumento, sa che ci sono certe cose che sono molto semplici e certe che sono molto complesse. Un sassofonista tenderà maggiormente a eseguire frasi che col suo strumento sono un pochino più agevole dal punto di vista ergonomico. Anche se noi abbiamo la percezione mentre suoniamo di pensare le note, diciamo, le frasi in sé in maniera quasi astratta, in realtà non le pensiamo astratte, le pensiamo sempre legate all'esecuzione sul nostro strumento, soprattutto quando improvvisiamo, perché quando improvvisiamo non abbiamo il tempo di vedere questa frase complessa e studiarcela eccetera, la dobbiamo suonare sul momento e quindi è chiaro che una frase complessa ha meno chance non solo di essere eseguita ma anche di essere pensata da un musicista. Se noi però andiamo a trascrivere uno strumento diverso dal nostro, ci troviamo di fronte a frasi pensate da un musicista che ha di fronte problemi tecnici totalmente diversi. Quindi potrà capitare molto spesso che il suo pensiero sia molto diverso dal pensiero di uno che suona il sassofono, per cui andremo a eseguire e quindi a prendere e immagazzinare delle frasi e quindi un ragionamento musicale molto diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Per esempio, a me capita spesso di eseguire assoli di chitarra e i chitarristi spesso fraseggiano in un modo estremamente diverso dai sassofonisti, specialmente i chitarristi venuti fuori negli ultimi, diciamo, 30 anni, come Kurt Rosenwinkel, Gilad Axelman, eccetera eccetera, hanno un fraseggio molto diverso rispetto a quello che ha un sassofonista, mentre magari nel passato Wes Montgomery o altri chitarristi più tradizionali, fra virgolette, avevano un fraseggio magari un po' più simile per certi versi a quello di un fiato. Adesso gli strumenti hanno un fraseggio molto diverso spesso.
Trascrivere questi soli e riprodurli ci permette di assimilare un modo di pensare la frase totalmente diverso. E questo vale per le piccole frasi, ma di fatto vale per l'intero solo, perché se uno pensa delle singole frasi brevi diversamente, inevitabilmente anche l'intero solo sarà pensato in una maniera totalmente diversa. Quindi questo ci permetterà di allargare i nostri orizzonti dal punto di vista dell'organizzazione musicale, oltre che del pensare le frasi stesse. In secondo luogo c'è l'aspetto tecnico, perché come dicevo prima, qui siamo di fronte a strumenti che hanno necessità e capacità tecniche totalmente diverse e quindi dovremo adattarci, spesso con grossa difficoltà e fatica, a riprodurre anche da un punto di vista tecnico determinate frasi. E questo spesso è una difficoltà che può apparire in un primo momento quasi insormontabile, perché spesso eseguire delle frasi di un chitarrista o di un pianista può essere veramente complesso, perché lo strumento è proprio costruito in una maniera enormemente dissimile. Ci sforzerà moltissimo, ma sarà un lavoro che, nonostante la fatica, ci gratificherà, perché vedremo immancabilmente dei risultati. Ci permette di esplorare degli aspetti del nostro strumento che non avremmo esplorato se ci fossimo limitati solo a eseguire soli di sassofonisti, nel mio caso. Oltretutto c'è un aspetto che riguarda anche l'estensione, perché non solo gli strumenti sono costruiti diversamente dal punto di vista della meccanica, ma sono costruiti diversamente anche dal punto di vista dell'estensione. Banalmente, se uno suona il tenore e va a trascrivere un solo di tromba, questo solo sarà in gran parte nel registro sovracuto e quindi si apriranno due strade. La prima è quella di adattare il solo all'estensione del nostro strumento, quindi banalmente quando la frase va troppo sul registro acuto la si abbassa di un'ottava. Questo è un primo escamotage che un pochino cambia ovviamente la sonorità di una frase, quindi del solo, però è accettabile perché effettivamente a volte la difficoltà può essere veramente eccessiva. Se si trascrive un assolo di pianoforte e lo si vuol riprodurre sul sax tenore, a volte veramente si va troppo in acuto e diventa quasi impossibile o ineseguibile, e allora per forza si abbassa all'ottava, e soprattutto se poi si va troppo nel basso, perché lì proprio mancano le note. Nei sovracuti uno può tentare di salire, ma finché si va in basso c'è un limite a un certo punto insormontabile. L'altra possibilità è cercare il più possibile, sfruttando i sovracuti, di mantenere inalterata l'estensione originaria del solo, e qui a volte si va veramente di fronte a grosse difficoltà che però ci stimoleranno, perché dovremo trovare il modo di eseguire certe frasi in maniera naturale nei sovracuti, perché già è difficile eseguirle, ma bisogna anche cercare di farle suonare naturali, e questa è una grossa difficoltà che ci costringerà a stare attenti anche a decidere la posizione giusta del sovracuto, perché alcune sono più intonate e più comode, altre sono più stonate però molto più scorrevoli e cose di questo tipo. Quindi insomma dovremo fare i conti con i limiti estremi del nostro strumento, e questo ci farà progredire sempre di più. Quindi assolutamente un lavoro da farsi. E a un certo punto dovremo anche far ricorso alla nostra immaginazione musicale e personalizzare quel solo che andiamo a trascrivere, perché ci sono delle cose che sono effettivamente ineseguibili sul nostro strumento, per esempio gli accordi o i bicordi o comunque più note insieme. Sì, è vero, sul sax si possono fare anche dei multiphonics, ma insomma sono tecniche che hanno dei limiti oggettivi. Magari ci troveremo di fronte al solo di un chitarrista che in determinati passaggi magari fa delle sequenze con degli accordi o dei bicordi o comunque più note insieme, e noi dovremo decidere quale fare in base alla nostra musicalità, a ciò che pensiamo sia più determinante in quel passaggio, ciò che dà più il senso della frase, il senso del pensiero originario del musicista che stiamo studiando e cose di questo tipo. Dovremo personalizzare quel solo per, sì, per semplificarlo, ma anche per trarne l'essenza.
Questo è anche un esercizio, diciamo, di pensiero musicale che è assolutamente utile al di là dell'esercizio tecnico e al di là dell'apprendimento della solfeggio. Quindi in sostanza vi invito assolutamente a trascrivere a soli gli strumenti che non sono il vostro. Lo dico da sassofonista, ma lo direi anche se suonassi un altro strumento, perché è un peccato limitarci a ciò che ci è familiare. Perché quello che ci è familiare ovviamente ci gratifica, perché siamo più portati a padroneggiarlo efficacemente, ma se noi andiamo fuori da quella che va di moda chiamare la nostra zona di comfort, e quindi in sostanza andiamo su territori inesplorati che ci mettono in seria difficoltà, tendiamo a trovare le soluzioni per affrontarli e progrediamo nel nostro infinito percorso di eterni studenti della musica. Spero che questo video sia stato di vostro interesse. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, accendere la campanellina per ricevere le notifiche, condividere il video, mettere mi piace, lasciare un commento e alla prossima.